Hai scattato oggi il maxi sequestro di oltre 55 milioni di euro Massimo Cellino. Le accuse sono di violazioni penali e tributarie e nessun coinvolgimento del Brescia Calcio. Una bimba di 2 anni, il cane chiuso in auto con finestrini sigillati sotto il sole, salvati dai carabinieri. Bilancio territoriale 2021, a 2 anni consegna a Brescia oltre 430 milioni sotto forma di dividendi, imposte locali, ordini, concessioni, dipendenti. Ho trovato una squadra ambiziosa, tanti ragazzi giovani con entusiasmo, le prime parole di Luca Lezzerini presentato oggi. I vostri risparmi hanno un valore inestimabile. Il nostro compito è quello di guidarvi nella scelta dell'investimento migliore. Siamo RigSave e per noi un investitore deve essere consapevole, informato, consigliato. Noi lo sappiamo perché siamo investitori, proprio come voi. Buonasera dal telegiornale. Dunque, in primo piano c'è il maxi sequestro di oltre 55 milioni in beni e denaro a Massimo Cellino. La notizia era nell'aria, lo sapete, di fatto l'esame ha dato ragione alla Procura di Brescia. Questo pomeriggio la Guardia di Finanza ha effettuato le operazioni di sequestro. In questa vicenda però rimane estranea la società Brescia Calcio. I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Brescia, coordinati dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia, hanno eseguito l'ordinanza del Tribunale del Riesame, depositato il 26 luglio, con cui è stato disposto il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 55 milioni di euro nei confronti del presidente del Brescia Calcio, Massimo Cellino. Le investigazioni condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia, si legge nella nota delle Fiamme Gialle, hanno riguardato il noto professionista del mondo calcistico, nonché il complesso di beni ed entità giuridiche di diritto italiano ed estero allo stesso riconducibili. In particolare, prosegue la nota, le indagini di polizia giudiziaria hanno permesso di ipotizzare a carico del medesimo e di altri concorrenti nei reati, tra le altre, le fattispecie penali per omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La Procura della Repubblica aveva richiesto un primo sequestro preventivo dei beni indicati, il quale, a seguito di una pronuncia favorevole della Corte di Cassazione, ha avuto esecuzione. La nota precisa anche che le indagini richiamate non attengono alla gestione del Brescia Calcio. Voltiamo pagina con un'altra volta una storia, questa volta di una bambina di 2 anni e di un cane chiusi in un'auto sotto il sole. Sono stati salvati dai carabinieri. Erano chiusi in auto ad Esenzano del Garda con i finestrini ben sigillati, una bimba di 2 anni e un cane, un'auto di grossa cilindrata con targa straniera. A segnalare la situazione di estremo pericolo, viste le temperature di questi giorni, è stato un passante che ha subito chiamato il 112. I carabinieri, giunti sul posto, hanno cercato nei dintorni i genitori. Non trovandoli, hanno rotto il vetro anteriore e fatto uscire dall'abitacolo la bimba e il cane. Pochi minuti dopo sono arrivati i genitori, la loro posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Apriamo la pagina dedicata al Covid-19 perché c'è un dato che insomma è particolarmente importante quest'oggi ed è relativo ai decessi. Vi porto sul nostro giornale online, gli abbiamo dedicato l'apertura dell'edizione in questo momento. E vedete che ci sono 70 morti in Lombardia nelle ultime 24 ore e risalgono anche i ricoveri sia in ospedale, sia in terapia intensiva che in area medica. Allora, vediamo insieme i dati con la grafica della regione che sintetizza così i dati del Ministero della Salute. Vedete 55 pazienti in terapia intensiva, 7 più rispetto a ieri, 51 in area medica, 1577, sono 65.184 i tamponi processati, 13.130 i nuovi positivi, il tasso di contagiosità è al 21%. In provincia di Brescia sono 1.694 i casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore. Il dato, quello che emerge, è questo, vale a dire 70 persone che sono decedute in queste ultime ore appunto a causa del Covid. Voltiamo pagina e apriamo quella della politica con il terremoto in Forza Italia che continua. Oggi a Elive ha parlato Paolo Fontana, l'ex coordinatore cittadino del partito.
Ho appreso che sono stato azzerato, ne prendo atto. Tra lo stupore e l'amarezza parla a Elive Paolo Fontana, ormai ex coordinatore cittadino di Forza Italia, da qualche ora commissariato per decisione del partito da Adriano Paroli. Nessuno da Forza Italia me l'ha comunicato, l'ho appreso dalla stampa, prosegue Fontana. Capisco il commissariamento del coordinamento provinciale dopo l'addio di Alessandro Mattizzoli, ma il coordinamento cittadino perché doveva essere commissariato? Fino ad oggi nessuno mi ha mai contestato la linea politica, quindi la mia colpa sarebbe quella di aver richiesto un direttivo provinciale allargato a tutti gli amministratori locali? Si ritiene sia lesa maestà discutere con chi lavora sul territorio di quanto sta accadendo? Questi sono metodi che vanno in direzione opposta alla mia idea di libertà, ma anche di semplice democrazia. Io credo, aggiunge Fontana, che ci sia in atto una sorta di epurazione, senza motivi politici, di tutti coloro che sono amici di Maria Stella Gelmini. L'ex coordinatore cittadino qualche perplessità la esprime anche sulla scelta del commissario. Avrei preferito, dice, che a ricoprire questo ruolo fosse uno dei nostri sindaci, che sono più attivi e concreti sul territorio. Fontana pensa anche alle liste dei candidati di Camera e Senato alle prossime elezioni del 25 settembre. Sulla formulazione delle liste, dice, devono decidere gli amministratori locali. Ci sono tanti sindaci, uomini e donne, bravi, che potrebbero essere ottimi rappresentanti a Roma, sia come onorevoli che come senatori. Veniamo al meteo, perché ieri, come avete visto, a Brescia c'è stato un piccolo temporale, poca pioggia, ma in ogni caso è servita un po' a calmare questa calura di questi giorni. Altri temporali sono in programma anche per la serata di oggi e di domani, non dovrebbero sul nostro territorio essere di forte intensità. Buona giornata e ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo. Cambia qualcosa sull'Italia nel corso di martedì, perché infiltrazioni di aria un po' più temperata e fresca in quota oceanica innescherà qualche temporale verso la serata di martedì e poi anche mercoledì mattina. Al centro-sud resiste invece l'alta pressione africana e il grande caldo. Nel dettaglio possiamo osservare martedì stabilità su gran parte del nostro paese nella prima parte del giorno, poi verso la serata temporali sull'Appennino e soprattutto Alpi, Prealpi, in parziale estensione durante la nottata di mercoledì, a parte la pianura padana, con un ridimensionamento delle temperature. Andiamo al dettaglio, ecco qui la situazione: giornata inizialmente stabile, ma verso la serata di temporali sull'Appennino centro-settentrionale e poi, dicevamo, parte del nord. Seguite gli aggiornamenti, gli approfondimenti, scaricando l'app di Trebimeteo. Bilancio territoriale 2021 è il momento di sintesi per A2A, con la quale, insomma, con il quale fa un po' i conti dell'impatto, fra virgolette, che l'azienda ha sul territorio bresciano. 430 milioni di fatto sono la somma che A2A ridistribuisce sul territorio fra imposte, dividendi e costi del personale, quindi un 2021 importante. 2021 più 38% di investimenti sul territorio di Brescia rispetto al 2020 è un segnale molto importante, anche perché gli investimenti erano già a livello alti, 150 milioni di euro, siamo passati a 220, ma il 2022 stiamo aumentando ancora. Ci sono delle cose fondamentali da fare: investire sulla rete dell'acqua per ridurre le perdite, investire sulla rete elettrica per consentire l'elettrificazione dei consumi finali e quindi la decarbonizzazione, investimenti in recupero di calore. Abbiamo collegato al facciai quest'anno, stiamo lavorando al termovalorizzatore per recuperare il calore dei fumi per il teleriscaldamento. Diciamo che le cose da fare sono tante, abbiamo poco tempo, la crisi geopolitica mondiale ha dimostrato che bisogna muoversi in fretta. Diciamo che un'azienda come A2A può dare al territorio davvero un grande contributo. 2021 è stato un anno sicuramente sotto molti punti di vista interessante e positivo, sono state fatte molte cose. Ragionando con la collettività bresciana, Brescia è la casa per A2A, quindi noi abbiamo oltre 2.300 dipendenti che lavorano qui, al territorio restituiamo quasi 400 milioni tra investimenti, dividendi e tutto quello che facciamo sul territorio. La vera domanda è: affrontiamo un 2022 complesso? Il 2021 ormai è storia, dobbiamo guardare al 2022. Sindaco, dicevano che lei non è mai soddisfatto dei risultati, questi come sono? No, sono buoni, ma continuo ovviamente a alzare l'asticella, come è giusto che sia. Un amministratore locale alza l'asticella a nome dei suoi cittadini con continuità. Sono buoni perché in questi anni comunque alcuni obiettivi ce li siamo dati. Avevamo una raccolta differenziata al 38, l'abbiamo portata al 72. Avevamo una illuminazione pubblica obsoleta, oggi abbiamo 44.000 punti luce a LED. Avevamo
un impianto che purtroppo andava ancora a carbone, oggi gli impianti di A2A oggi non vanno più a carbone. Ci eravamo ripromessi di abbattere ulteriormente le polveri sottili e le ossidi d'azoto dai camini del termovalorizzatore. E puntavamo ad inaugurare il depuratore del fiume Mella che si sta realizzando a Concesio e che quest'anno inaugureremo. Ecco, queste sono cose concrete, cioè non sono parole al vento, sono cose concrete. Così come sulla dispersione dell'acqua in città abbiamo migliorato. Oggi siamo al 27% di dispersione, ho letto che nel bilancio 21 siamo addirittura al 21% di dispersione, l'obiettivo è arrivare sotto il 20, e quando guardo la media provinciale è al 40, e quando guardo la media regionale è al 29, dico che la città di Brescia ha fatto dei bei passi avanti. Ecco, proprio dell'acqua continuiamo a parlare, perché è stata l'occasione per chiedere appunto al sindaco, visto che si parlava di gestione dell'acqua, della necessità di intervenire per limitare appunto le perdite che sono veramente importanti e il vero nodo della questione, dell'ultima decisione della provincia, ovvero quella che a gestire l'acqua sia una società esclusivamente pubblica. La decisione della provincia invece di mantenere, cioè di non aprire i privati sostanzialmente, A2A aveva fatto un'offerta che rimane di fatto al momento congelata. Adesso qui mi tolgo la casacca, diciamo, di azionista di A2A e metto la casacca esclusivamente del sindaco e dell'amministratore pubblico. Guardate, a me interessa poco di chi è il soggetto che deve raggiungere l'obiettivo, però l'obiettivo va raggiunto e l'obiettivo è una riduzione della dispersione, è la depurazione. E io su questo vedo che c'è ancora molto lavoro da fare, cioè non è che il fatto che ci sia una società pubblica ti garantisce automaticamente questi risultati, non è il contenitore civilistico, sono gli strumenti che quella società riesce a mettere in campo, le risorse economico-finanziarie che ha, il personale, quindi il management, la qualità professionale consolidata della sua struttura che te li fa raggiungere. Quindi è di questo che dobbiamo parlare, parleremo con molta serenità ma anche determinazione, perché Brescia si merita una performance anche sul tema della gestione dell'acqua molto meglio di quanto non sia. C'è un problema di costi, secondo lei potrebbero aumentare con all'interno una società privata che quindi di fatto ha un po' nel suo DNA fare profitto? No, il rischio potrebbe essere il contrario per la verità, cioè che una società totalmente pubblica per andare a reperire risorse economico-finanziarie deve aumentare le tariffe in maniera molto importante sui cittadini e quindi l'equilibrio che va trovato è tariffa contenuta, ragionevole, investimenti monitorabili, depurazione e minore dispersione. Se parliamo di questi argomenti, secondo me gli amministratori si siedono al tavolo e ne discutono. Non dobbiamo fare discorsi ideologici, perché questo non è un tema ideologico, è un incredibile tema pratico e tutti capiscono il valore dell'acqua oggi e quindi non ce lo possiamo permettere di discutere dei massimi sistemi senza avere proprio la concretezza dei risultati. Aspettiamo di capire nel dettaglio qual è la proposta. Certo A2A è un'azienda che ha una grande capacità di investimento, A2A Ciclo Idrico è una società molto efficiente e quindi spero che si trovi una composizione che consenta alla provincia di Brescia di continuare a poter beneficiare di uno dei più grandi player europei all'interno di questo settore. Visto che stiamo parlando di costi, ci sono dati, secondo l'Istat il reddito delle famiglie ancora è lontano dai livelli del 2006. Nel 2020 il reddito medio delle famiglie era più alto del 3,7% di quello del 2016, ma ancora inferiore di quasi 8 punti percentuali rispetto al picco raggiunto nel 2006, prima delle ultime tre recessioni che hanno colpito l'economia italiana. È quanto emerge da un'indagine della Banca d'Italia sui bilanci delle famiglie italiane. La ricchezza netta media, valutata a prezzi costanti, è aumentata dell'1,7% tra il 2016 e il 2020, principalmente grazie alla componente finanziaria, sostenuta sia dalla crescita del risparmio sia dal più elevato valore delle attività. La quota di famiglie indebitate è tornata ad aumentare, mentre è diminuito di 4 punti percentuali rispetto al 2016 il peso delle famiglie finanziariamente vulnerabili. Secondo Banca Italia, tra il 2016 e il 2020 si sono ampliate le diseguaglianze
Il reddito medio familiare è stato sospinto da quello da lavoro dipendente, che ha beneficiato della crescita del numero di assunti e dell'aumento delle retribuzioni medie annue. Sono diminuiti invece i redditi da capitale e quelli da lavoro autonomo. Abbiamo parlato poco fa di luce e di gas con A2A, pensate che c'è un dato che un po' fa il conto di quanto valgono i rincari per il 2022, sfioreranno i 106 miliardi di euro. Sfiora i 106 miliardi di euro il costo aggiuntivo che le imprese italiane subiranno quest'anno a causa dei rincari di energia elettrica e gas. La stima è stata calcolata dall'ufficio studi della CGA, che è giunto a questo risultato ipotizzando gli stessi consumi registrati nell'anno pre-pandemia, applicando però per l'intero 2020 le tariffe medie di luce e gas sostenute in questi ultimi 6 mesi. Una stangata che rischia di provocare una brusca frenata per il sistema produttivo. I 106 miliardi di extra costo, tuttavia, potrebbero essere addirittura sottostimati. Se dal prossimo autunno la Russia dovesse chiudere ulteriormente le forniture di gas verso l'Europa, è probabile che il prezzo di questa materia prima subirà un'impennata che spingerà il costo medio dell'ultima parte dell'anno ad un livello molto superiore a quello registrato nei primi 6 mesi del 2022. A livello territoriale, le realtà che più delle altre subiscono i rincari maggiori sono quelle dove la concentrazione delle attività imprenditoriali è più elevata. Se rispetto al 2019 in Lombardia il costo aggiuntivo per far fronte ai rincari di luce e gas toccherà quest'anno i 24,4 milioni di euro, in Emilia-Romagna sarà di 12,4, in Veneto di 11,8 e in Piemonte di 9,8 miliardi. Parliamo ancora di economie, parliamo se siete alle prese con le rate arretrate di rottamazione, saldo e stralcio, ci sono delle novità dall'Agenzia delle Entrate. Come molti sanno, nel periodo Covid sono stati sospesi i pagamenti delle rate relative a rottamazione ter e saldo e stralcio. Le rate arretrate del 2020 sono state pagate ad aprile 2022. Quelle del 2021 dovranno essere pagate entro l'8 agosto per effetto anche della proroga ulteriore che esiste. Dobbiamo però specificare che chi non riuscirà a pagare o pagherà soltanto parzialmente queste somme arretrate perderà il beneficio del risparmio delle sanzioni e degli interessi e le somme fino ad allora pagate saranno considerate soltanto come acconto del debito originario. Ci fermiamo solamente a 30 secondi e poi c'è il nostro TG Sport, rimanete con noi. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Riconoscimento speed, invio denaro, bollo auto, fototessera. Fai tutto da Tom e Jerry. Tabaccheria punto servizi a San Polino. Paghi i bollettini e prelevi contante. Paghi le tasse e i tributi o fai un bonifico. Tom e Jerry, facile, veloce. Aperto tutti i giorni, festivi esclusi, in via degli Alpini 33 a San Polino, Brescia. Una buona serata agli amici sportivi, allora parliamo di Luca Lezzerini che oggi è stato presentato ufficialmente nella sede del Brescia Calcio a Torbole. Primo bilancio molto positivo, nel senso ho trovato una squadra che ha voglia di lavorare, ha ambizione, ho trovato tanti ragazzi giovani con entusiasmo e questo è molto bello, all'interno del gruppo già c'è un'alchimia importante. E come ha già detto il direttore, gli ultimi miei esami e test che ho fatto sono andati molto bene per fortuna e quindi da ieri ho iniziato a lavorare con il gruppo. Ancora non so darti una tempistica precisa di quando potrò giocare tutta la partita o comunque uno spezzone così, però giorno dopo giorno valuteremo sia con lo staff tecnico che con lo staff medico il rientro. L'idea è nata proprio quest'estate, diciamo che ero molto concentrato sul mio recupero, sul mio rientro
e non pensavo di cambiare piazza. Quando il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto che c'era questa possibilità, sono stato veramente entusiasta, perché comunque è una piazza storica, è una piazza importante che negli ultimi anni comunque ha fatto sempre grandi campionati e poi quando sono venuto a giocare qui con altre maglie ho sempre trovato una tifoseria molto calda, diciamo, e la cosa mi ha spinto ad accettare subito. Credo che come in tutti i campionati, giocare partita per partita, avere il focus sul giorno d'allenamento dopo giorno e cercare di migliorarsi veramente tutte le settimane sia la cosa più importante. La continuità alla fine paga. Ad oggi non manca ancora 20 giorni inizio del campionato, manca un mese e mezzo di mercato, quindi può succedere qualunque cosa, però credo che il gruppo, l'anima in generale e l'affrontare partita dopo partita sia la cosa più importante. Mi fermo qui con questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo che tutte le notizie le trovate sul nostro giornale online, livebrescia.tv, sul quale trovate anche la diretta del nostro canale 181 del digitale terrestre, 181 nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio. Come sempre vi ricordo che se vi iscrivete ai nostri canali Telegram e Live Brescia News oppure Live Brescia Sport, le notizie arriveranno poi direttamente sul vostro cellulare. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani, a tutti l'augurio di una buona serata.